Buonasera, carissimi spettatori. Siamo nel salotto letterario Dialetti Editore per presentare un'autrice affermata e anche docente di lingua e letteratura francese. Un'autrice che ha vinto anche numerosi premi, che ha scritto molti libri e quest'ultimo sua creatività, un altro libro importante, Ritratto di Donna Lea. Paola Prandini è nata a Bondeno, dove tuttora risiede, laureatasi a Bologna in lingue e letterature straniere, ha insegnato per molti anni. Tra i 17 e i 24 anni ha scritto alcune poesie e brevi racconti mai presentati per un'eventuale pubblicazione in quanto autobiografici. Nel 1994, però, rileggendo una di quelle poesie, Serena Malinconia, decide di presentarla al secondo concorso letterario a tema libero, indetto dal Circolo Culturale della Casa Operaia di Bondeno, aggiudicandosi il primo premio per la poesia adulti. Nel 2018 ha scritto il racconto breve Destinazione Siria per il concorso secondo premio letterario internazionale al femminile Maria Cumeni Quasimodo, indetto da Alessandro Quasimodo e dalla Aletti Editore. Si è classificata terza. Nell'estate dello stesso anno è uscito il suo primo romanzo, Quella magica notte di San Giovanni, pubblicato dalla casa editrice Freccia d'Oro. Nella primavera dell'anno 2019 ha scritto il romanzo Destinazione Siria a completamento dell'omonimo racconto e si è aggiudicata una menzione di merito nel quinto concorso Salvatore Quasimodo, indetto dalla Aletti Editore. Nella primavera del 2021 ha scritto questo romanzo e ha partecipato al quinto premio letterario internazionale al femminile Maria Cumeni Quasimodo, sempre indetto dalla Aletti Editore, classificandosi al secondo posto. E questa in breve sintesi è la sua biografia. Quindi abbiamo un'autrice che ha sperimentato l'arte della scrittura per tanti anni e ha prodotto un romanzo, un fiore all'occhiello, dal titolo Ritratto di Donna Lea. È un libro bellissimo perché ha anche la copertina molto bella. Vediamo una donna in mezzo ad un prato verde, c'è un cielo dietro, ci sono le nuvole, veramente molto bello. Edito da Aletti Editore nella collana Diamanti, vuol dire la migliore collana della casa editrice Aletti Editore. Possiamo anche dire che il romanzo racchiude diversi capitoli, per esempio l'attesa, gli anni 60, l'incontro, Leia, la felicità, Ritratto di Donna Leia, l'occupazione, l'addio, Isabel, il ritorno, il sogno svanito, il matrimonio, eccetera. E possiamo dire che questo romanzo è bellissimo perché rispecchia la storia di tre protagonisti in realtà. Una storia d'amore è nata tra Lea e Luca e entra come colpo di scena, un colpo fulmineo, questa Isabel che sconvolge questo amore. Ma nonostante tutti questi diciamo impatti indesiderati con una realtà così non molto piacevole,
Alla fine l'autrice trova la via maestra per far vedere che sempre l'amore trionfa. Infatti, vediamo alla fine che lei torna a questo giovane, ma capita a lei, dopo il matrimonio, al municipio, povera Lea viene colpita da una malattia abbastanza molto impegnativa, cardiovascolare. E quindi non sappiamo, io non posso narrarvi cosa è successo dopo, perché lascio al lettore ovviamente di scoprire la bellezza di questo romanzo. La bellezza di questo romanzo è che consiste nel fatto nato anche a Bologna, una città di elevata cultura. A Bologna, negli anni della contestazione studentesca, negli anni del 60, in pratica. E allora il romanzo anche rispecchia un contenuto storico. Poi parla anche l'autrice del Sudan e non dimentichiamo anche l'epidemia, il Covid. Quindi copre diversi argomenti storici e di più, diciamo, però l'argomento più importante è quello l'amore. L'amore che deve trionfare, l'amore che subisce tanto, che l'amore. Questo amore è diviso come diventa un triangolo perché è formato da tre angoli, Luca, Lea e questa famosa Isabel. Ma Isabel fortunatamente alla fine, non so, non posso dirvi cosa è successo alla fine, lasciamo a voi il gusto il piacere di scoprire, leggendo questo libro bellissimo, intrigante, coinvolgente e anche con un contenuto molto umano. Sensibile, realistico, che rispecchia anche la cultura moderna, l'attualità della società nella quale noi viviamo tutti i giorni. Quindi io posso dire che è la storia di un grande amore che nasce nella Bologna universitaria degli anni 60, nel pieno della contestazione giovanile fra l'occupazione della facoltà e delle facoltà e le manifestazioni di protesta contro la guerra nel Vietnam e contro il sistema stantio della politica e della scuola. Il loro amore di una vita, quello che ti fa toccare il cielo con un dito per la felicità o che ti fa sprofondare nella disperazione più totale. E l'amore con la A maiuscola, quello della giovinezza che rimane nel cuore. Per sempre l'amore che il destino si diverte a scompigliare facendo sì che due persone si incontrino, si innamorino e si lasciano a suo piacimento in un gioco perverso che imprigiona anche altre persone che gioiranno e soffriranno in ugual misura, come Isabel, la coprotagonista che intreccerà la sua vita con quella di Luca e di Lea, come ho detto prima, dando vita a un triangolo perfetto di cui abbiamo parlato prima. Quindi è un racconto bello perché basta leggere il primo capitolo, ci sentiamo subito viaggiare nell'altro capitolo. Finiamo l'altro capitolo, andiamo al terzo. Cosa è successo a Lea? Che fine ha fatto Isabel? Che trucchi ha adoperato questa Isabel, famosa Isabel? Luca ha resistito dinanzi alle tentazioni di Isabel o è riuscito ad uscire da questo tunnel che all'improvviso dove si è trovato lui e questa ragazza? Quindi è un libro veramente, invito tutti anche a comprarlo e metterlo sotto l'albero di Natale, regalarlo agli amici, perché veramente è un libro da leggere. Io già ho lavorato per un libro dell'autrice, che è un racconto molto bello. Ho espresso un giudizio alla casa editrice, ho comunicato alla signora Francesca, anche a Giuseppe Aletti, che è un bel libro, molto bello, e mi è piaciuto molto. L'ho letto in estate, e quindi veramente vi consiglio di seguire questa autrice con tutto il cuore e l'anima. Ecco, adesso è giunto il momento di chiedere all'autrice qualche spiegazione riguardo a questi argomenti. Quali sono le caratteristiche dei personaggi? Leo, Isabel e anche, diciamo, Luca. Allora, Isabella è entrata nella vita
dei due personaggi quasi per caso. Era già finita la storia, effettivamente, tra Lea e Luca, e lei si trova un giorno a Venezia e lì per puro caso, perché tante cose avvengono sempre per caso in questo romanzo, gli incontri, per esempio, tra Lea e Luca, l'incontro con Isabel e Luca. È tutto il caso, come avevo detto, che si diverte a mettere insieme le persone e a dividerle, a scompigliare tutto nella loro vita. Lea, quando conosce Luca, è fidanzata, ha già un'altra, una persona molto importante nella sua vita da anni. E quindi ancora non capisce di amare Luca perché ama anche il suo fidanzato, effettivamente. E il destino decide di metterli insieme. Devo raccontare un po' di trama, logicamente, anche perché il fidanzato prende una sbandata per un'altra. Questo fatto fa sì che loro due si allontanino e Lea possa così avere modo di frequentare Luca e poco a poco di conoscerlo, di innamorarsi di lui. Scoppia un amore enorme, grandissimo, i due sono complementari l'uno con l'altro. Poi succede un fatto importante che li divide. E quindi una volta che è rimasto da solo, Luca in teoria potrebbe andare con qualsiasi donna, ma rimane sempre ancorato a questo amore che non riesce veramente a dimenticare finché non conosce Isabel. Isabel, che è la sorgia perfetta di Lea, proprio fisicamente è identica a lei. Quindi ecco che lui sente un'attrazione per Isabel perché è uguale a Lea, effettivamente. Qui nasce questa storia, poi anche lì il destino si diverte a scompigliarla. Luca sta per ritornare con Lea, ma succede un qualche cosa che fa sì che lui debba legarsi a Lea e sposarsi praticamente. Quindi ecco che ancora una volta, quando Luca e Lea stanno per ritornare insieme perché sentono che questo amore troppo forte non può finire, però succede questo fatto con Isabel e per anni i loro destini saranno totalmente divisi. Poi Easy, certo. Lea ritornerà con il fidanzato, la storia poi finirà anche con questo. E lei si dedicherà ad altre cose e, come vedremo, andrà in Sudan ad aiutare le persone bisognose. E qui lei ritroverà un po' se stessa, metterà insieme di nuovo la sua vita che è stata distrutta da questo grande amore che poi lei capisce che è finito per sempre. E invece il destino di nuovo si divertirà a rimettere insieme tutte queste persone che si ritroveranno, per esempio, in Sudan, Isabel e Luca, no, perdona, e Lea, le rimetterà insieme e di nuovo giocherà sui loro destini, sino che ritorneranno insieme Luca e Lea. Cioè io non posso raccontarlo tutto, però No, lasciamo praticamente al lettore scoprire. Lasciamo al lettore scoprire. questa è la storia. C'è sempre lo zampino in pratica del destino, per cui tante cose cioè accadono perché è il destino che lo vuole praticamente, al di sopra della loro volontà anche. E mi è piaciuto creare questo scompiglio nei personaggi, Anche sinceramente. a me è piaciuto molto, anche a me è piaciuto molto, mi sono trascinato dentro sul serio. Ecco, io mi sono Non è il sentita primo libro, attratta. anche questo è il secondo che lo leggo dei suoi libri e sono molto contento. Bene, grazie.
Io mi sento molto spesso, volevo dire questo, mi sento attratta, cioè entro nei panni dei miei personaggi, sono empatica con i miei personaggi. Per cui io all'inizio decido anche già come va a finire. E poi più delle volte questo fine viene disatteso e ci sono dei personaggi che mi prendono talmente la mano, come è successo in Destinazione Siria, che Sì. sembrerà incredibile, anche stupido, ma quasi ho litigato con me stessa. Perché io volevo portare il racconto nella maniera in cui l'avevo ideato, anche perché bisognava che cambiassi diverse cose, altrimenti. E invece il personaggio mi ha preso la mano, ho dovuto cambiare qualche capitolo del libro per poterlo inserire e farlo diventare un protagonista. Sembra una cosa incredibile, però funziona così. Perché poi. Questa è l'arte della creatività, no? L'arte della creatività è una donna creativa, non è una donna che prende e fa come le altre, è una rivoluzionaria, no? Dentro. Cerca di Ecco, rivoluzionare anche i personaggi suoi, adattarli ai suoi gusti, ai suoi. effettivamente io devo seguire il mio istinto, in quel momento va in quella direzione e quindi io devo anche ricambiare quello che sto scrivendo. E poi Bellissimo. quando scrivo mi piace scrivere anche moltissimo mettendo problemi sociali, come lei ha già avuto modo di vedere. E non solo, io avendo fatto lingue straniere e lei essendomi laureata in francese, ho studiato molto il romanzo psicologico, per cui ho preso dai miei autori preferiti anche quel modo di indagare nell'animo dei personaggi per vederne le debolezze, le virtù, le fragilità, è questo che io cerco nei miei personaggi. Infatti, i miei personaggi non sono mai degli eroi, anche i personaggi femminili non sono delle eroine. Non Sì, in normale. Destinazione Siria, il personaggio di Anaïs che va a cercare il cugino che lei ama come un fratello in Siria e va addirittura a Baghouz, praticamente. Io l'ho scritto nel periodo in cui Baghouz veniva liberata. E quindi c'è quella realtà storica che ho inserita. Quindi lei va là, ma lei è spaventata dalla guerra, non ha mai visto un morto, però a suo modo diventa un'eroina inconsapevole, perché lei è una persona normale con le sue paure, le sue fragilità. E così ho cercato di mettere questo anche in Lea e anche in Isabella, che diventano eroine anche loro, a loro insaputa, senza volerlo. E sono però tutte e due molto fragili, o forse la più fragile è anche Isabel, che ha saputo accettare una situazione difficile perché assomigliando molto a Lea, lei ha capito che nel cuore di Luca lei aveva sostituito Lea, quindi lei era Isabel e Lea contemporaneamente. E quindi. Molto bello. E anche Luca ha assistito alla fine Lea Sì. durante una cosa molto, molto, una Certo, situazione allora drammatica quasi, però no? lì l'ho fatto personale, che ho messo. Io non scrivo mai in modo autobiografico, però il primo capitolo è autobiografico perché io sono stata effettivamente operata, sono io che sono stata operata al cuore, che ho avuto quell'operazione così difficile nel 2020, effettivamente. E quindi siccome mio marito era il periodo del Covid e nessuno poteva venire, mio marito è venuto in ospedale, ho aspettato 7 ore la mia operazione e quindi io ho provato a chiedergli cosa ha provato, lui non ha voluto dirmelo, ma solo detto che ha fumato tante sigarette, ma io ho immaginato descrivendo quel primo capitolo quello che lui può avere passato nei momenti in cui aspettava che io venissi Certo, operata. Quindi ho l'attesa. trasferito. Ed è la prima volta che lo faccio perché non amo parlare di me stessa, ma ho trasferito in quella situazione la mia situazione, che fortunatamente si è risolta bene, perché. Direi calata nei suoi panni in questo momento brutto e anche molto significativo, però grazie a Dio finito con tanta bellezza come nel suo romanzo alla fine. Sì. Trionfa l'amore, ho visto la stessa Trionfa cosa. l'amore, sì, Grazie a effettivamente. Dio siete Sì. usciti
Insieme anche lei è uscita da questo tunnel alla felicità alla fine, però una felicità molto che ha pagato un prezzo caro, anche Luca, però alla fine coronato il loro Alla fine sogno sì, con tanto certo. amore e Alla gioia. fine si è risolto tutto bene. È questo che rende ancora il romanzo più bello e più significativo, perché ci sono diverse situazioni oggi in giro che noi sentiamo. Non capiamo cosa sta capitando ai loro vicini, ai loro parenti, ma lei ci porta dentro il cuore di ogni persona per assistere dal vivo al dolore, a vedere queste lacrime, ma anche alla fine il sorriso. È bellissimo, veramente. Vorrei Grazie. domandare una cosa per favore: chi è il suo autore preferito? Ma di Sappiamo autori che cre... ogni scrittore ha un autore preferito, basta anche il Diciamo che nome. sono più di uno. Naturalmente, avendo fatto lingue straniere, sono autori stranieri. A dire la verità, non conosco forse più la letteratura straniera di quella italiana, per cui ho letto qualche autore italiano, ma in maggioranza sono quelli stranieri. Diciamo che mi hanno molto colpito e anche forse il mio modo di scrivere un po' è stato influenzato anche per esempio quello di pensieri corti, non faccio frasi molto lunghe, Certo. descrivere ambienti, fare molti dialoghi. Per esempio mi hanno influenzato per la letteratura americana molto Hemingway, a dire la verità. Ho Hemingway è un grande, sì. adorato Camus, La Peste, L'Étranger di Camus, proprio mi sono piaciuti in modo viscerale, veramente. Oppure anche Flaubert con Madame Robert, Bovary, mi è sì. piaciuto moltissimo perché anche questo è un Montesquieu, romanzo romantico, Rousseau. ma è anche un romanzo realistico, se vogliamo. Certo. C'è un po' di tutto, mi piace quindi anche mescolare più temi, Sì. più stili, più registri linguistici quando scrivo. Certo. E di autori ce ne sono tantissimi, per esempio anche molto mi ha influenzato il romanticismo, ci sono dei libri, per esempio Alfred de Musset, mi è piaciuto molto Molière. il personaggio maschile o femminile del romanticismo con quella nuit che porta quel tedio della vita, che sono delle persone molto complesse, ecco, mi Certo. piacciono queste cose. Quindi ama questo genere di romanzi veramente perché contengono contenuti anche che rispecchiano l'anima della persona, Certo, mi piace molto indagare l'animo del. la Sì, sua sofferenza, la sua certo. battaglia nella vita a combattere. Sì. E Mi piace mettere a quindi. nudo proprio l'animo delle persone, la loro Esatto. psiche, quello che pensano, il perché agiscono in una determinata maniera, perché anche leggendo il primo romanzo che ho scritto, oggi l'ho ripreso, e per vedere, perché ormai l'ho scritto da qualche anno, certe cose me le sono magari dimenticate. Ma c'è anche qui la volontà di sondare l'animo umano, perché certe cose accadono, tanto è vero, e poi mi piace creare dei colpi di scena perché amo anche i libri gialli, e quindi Certo. devo creare dei colpi di scena per stupire il lettore, per spingerlo proprio a leggerlo. Giusto, Quando giusto. descrivo mi sembra di essere un regista perché io lo vedo nella mia mente come fosse un film, e quindi descrivo quello che io vedo. Appunto nella mente, e È tutti mi questa dicono l'arte che del vero narratore. Questa l'arte. proprio lo sento spontaneo, insomma, una cosa del genere. Devo vedere, io sono così, anche delle volte sono a tavola, guardo la televisione, qualcuno dice una parola e io intanto comincio a viaggiare con la mente, ho già creato una storia. Questo Bello, bello, bellissimo, mi veramente. succede sempre. E forse deriva dal fatto che io quando lavoravo, che insegnavo, sono stata ad insegnare in paesi abbastanza, sempre nella provincia di Ferrara, ma lontani anche 80 chilometri. Quando ci andavo in inverno col treno, perché c'era troppo brutto, nebbie, gelo e quindi era pericoloso, avevo dei tempi morti per passare, da passare per aspettare il treno. Io viaggiavo con la mente, fantasticando e creandomi tanti romanzi. Sì. Forse è questo che poi, quando sono andata in pensione, mi ha portato a scrivere, insomma. La narrazione, la narrativa è una cura sana per il cuore e per l'anima.
per la mente. Dopo queste belle parole della nostra scrittrice Paola, e io ripeto un'altra volta l'importanza di questo libro da comprare, perché è un libro in cui chi ha vissuto quegli anni si ritroverà e chi non li ha vissuti imparerà a conoscerli. La storia di Lea e Luca non è mai cupa ed è rivolta anche nei momenti più difficili alla speranza, con un finale che non lascerà l'amaro in bocca. È un affresco di un'epoca. Perché viene definito un affresco di un'epoca? Perché ho parlato degli anni 60 praticamente, e poi non solo, tutto sommato ho parlato anche dei giorni nostri e anche del Covid, che è stato e segnerà per sempre la storia di questi anni del 20, del 2000 praticamente. E perché, come ha scritto anche lei, è un affresco di un'epoca che ha svecchiato la società in molti campi, ma è anche una denuncia dell'indifferenza verso quanto di grave succede nel mondo, come le guerre in atto che spesso fingiamo di ignorare sino a che non ci toccano da vicino. Quindi il romanzo si rivolge in gran parte in quel periodo, ma anche ai giorni nostri, affrontando anche argomenti come quelli del Covid e della guerra. Quindi è un libro veramente che racchiude tante cose, bellissime cose. Non dimentichiamo la guerra in Ucraina attualmente, e quindi che viviamo con tanto dolore e sofferenza. Quindi un invito a tutti i lettori veramente di prendere questo libro in mano, di leggerlo, perché abbiamo bisogno di questa aria fresca, per respirare meglio in questo momento dove regna l'indifferenza e anche il menefreghismo, no? E anche, diciamo, non ci sono gli affetti, i rapporti umani di una volta sono spariti in certi momenti. E noi soffriamo da queste cose veramente ogni giorno. Abbiamo bisogno di affetto, abbiamo bisogno di salutare il prossimo e magari scambiare buongiorno. La parola buongiorno, sento il mio vicino ca di casa rispondere buongiorno, ma oggi fanno la finta di non sentire il nostro buongiorno, l'augurio nostro semplice e umile, chiamiamolo così. Benvenuta, carissima scrittrice, si vuole chiudere con qualche parola e lascio l'ultima parola a lei, con piacere. Ma io vorrei chiudere soltanto con il ringraziare lei, che è Grazie. veramente una persona speciale. Non avrei altri aggettivi in questo momento da aggiungere, ma sono veramente onorata ed è difficile che io usi questa parola con delle persone. Lo dico solo quando veramente mi viene dal cuore. Quindi per me è un grande onore aver parlato con lei. Anche Grazie. onorato anch'io. Anch'io ho onorato, veramente. Abbiamo avuto una bella serata insieme Certo. e nasce da questa Bene. serata un'ottima amicizia, secondo me. Grazie, grazie perché sono parole stupende che mi entrano veramente nel cuore. Grazie e se le capiterà veramente, venga a Bondeno, sarà mio ospite e sarei felice veramente di poter vederla di persona sul serio questa Ecco volta, non l'importanza solo della cultura attraverso il unisce, la cultura unisce libro. e non Certo. separa. E abbiamo in comune questa cultura che Certo, unisce. e anche il fatto di scrivere, lei poi molto più di me, che lei è un grande artista, io sono agli inizi e spero, No, insomma. no, no, lei è molto brava, io sono molto felice, ho letto i suoi libri e sono molto contento, rimasto, e ho letto con piacere e mi sono calato nei panni dei protagonisti, questo è importante. Grazie, grazie. Sono le parole più Grazie belle a lei. che qualcuno possa avermi detto. Grazie di cuore, allora alla prossima puntata. Ok, Grazie. Buonasera, carissima. buona serata, buona serata. Buonasera. Buonasera.